E siamo qui con la Lisa. Buonasera di nuovo. Cara Lisa, ecco, senti subito, vedi come si riconosce questa musica di sottofondo? Manca qualcosa da fumare. Cioè, no. Allora, risposta sbagliata, no, proposta di domanda. No, ho sbagliato. Vabbè, allora. Allora, questa è la rubrica passo dopo passo, come ormai dalla prima puntata. È 51esima puntata questa di Happiness on Air. Trovate sul sito happinessonair.it il dettaglio della rubrica, ma soprattutto trovate il dettaglio di che cos'è il coaching e cosa fa Lisa, che è qui in questo momento in veste di professionista, sul sito www.oltreorigine-coaching.com.it. Perfetto. Grazie. Allora Lisa, questa sera l'argomento l'abbiamo già detto, la felicità per me è rispondere alle domande. Gianluca, quando l'abbiamo contattato per accordarci, ci ha dato un'informazione importante, ci ha detto: io mi metto sempre in discussione, ecco, mi chiedo come fare le cose al meglio, e quindi abbiamo pensato a questo argomento. Ogni giorno noi poniamo a noi stessi delle domande, più o meno consapevolmente. Le domande che ci poniamo controllano i nostri obiettivi, i risultati che possiamo o meno raggiungere, quindi come pensiamo e come ci sentiamo anche durante la giornata. Le domande sono uno degli strumenti più efficaci, più veloci per raccogliere informazioni, per inquadrare una situazione, e guidano la nostra messa a fuoco sui problemi da risolvere. Sono una specie di bussola che induce la mente a cercare un modo per riuscire o meno in un'impresa. Quindi porsi le domande giuste è di fondamentale importanza, è uno dei principali modi per condurre e direzionare la propria vita. Domande utili inducono risposte utili per noi stessi e per gli altri. Per esempio, anziché chiedersi ma perché capitano tutte a me, che accade a tutti, accade anche a me, possiamo sostituire le domande che ci facciamo, le possiamo cambiare in corso d'opera anche. Che belle cose che ci insegni. E possiamo chiederci, per esempio, qual è la via più breve per riuscire in questa situazione o per risolvere questo problema? Voi avete delle domande ricorrenti che vi fate, perché le avete sicuro, ne siete consapevoli? Assolutamente. Io sono consapevole, ma le mie risposte sono sempre retoriche, quindi tipo? Certe domande sono quasi una persecuzione. No, le risposte e le domande che mi fa la Lisa sono retoriche, perché le mie risposte sono sempre sì. No, io ho delle domande che sono una persecuzione quasi all'interno di una vita, cioè, no, è vero. Adesso apre un capitolo. No, no, ce ne sono, no, ma ce ne sarebbero regia, a quintali. È bello che lo facciamo tutti. Ma vado via, t'ho detto, cioè, ma allora, ma te possi. Dai, dicene una però. No, non posso. Non si può dire. Per qualsiasi domanda che ti poni, che ognuno di noi si pone, il cervello fornisce solitamente una risposta, quindi è utile farsi domande per dare risposte utili a noi stessi e trovare magari soluzioni. Sì. Quindi lascia che il tuo cervello sia stimolato da domande di qualità, perché ci aiutano ad ampliare la visione, ad ampliare le possibilità, le opportunità, se le domande si orientano verso possibilità e visione, appunto. E c'è un bel pezzo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io l'adoro. Lo so, e l'ho scelto per adoro quello. Adoro la Lisa e adoro Alice. L'ho scelto anche per quello. E è un pezzo proprio che parla delle domande, ci fa capire quanto le domande siano utili per ricevere risposte utili. E allora ce lo vediamo. Vediamo un po'. Dov'ero? Dunque, chissà che strada dovrò prendere. Poco, purché io riesco. Beh, allora importa poco che strada prendi. A proposito di qualità delle domande. Eh sì. Lo stregato è molto happy. Lo stregato è molto happy, esatto. Io lo adoro. Uno dei miei preferiti. E poi sparisce quando serve. Esatto. Io vorrei sparire a volte anche io. Senti Lisa, adesso entriamo nel vivo, diciamo, della rubrica, che è quella invece dove tu ci racconti dei suggerimenti attraverso delle clip estrapolate dal cinema, dai film. Sì, facciamo riflettere, diamo qualche spunto di riflessione attraverso delle clip. E quindi film. Hai scelto due film. Sì, questa volta diversi l'uno dall'altro. Il primo film è Ultra Boys. Ci vediamo la clip. Non sono venuto qui per parlare della missione. Sono venuto per vedere come stai. Avevi detto che ti servivo per rendere il mondo migliore. Ma non lo abbiamo migliorato, vero? Ci vuole tempo per cambiare il mondo. Già.
Beh, credo che non faccia per me. E questo vuol dire che mollo. Walter, le tue abilità sono state testate. Quando siamo sotto esame, iniziamo a dubitare di ciò che ci rende speciali. Essere speciali è così difficile. Col tempo diventa più facile. Quando siamo sotto esame, iniziamo a dubitare di ciò che ci rende speciali. Alla scuola steineriana di Bologna, che ogni tanto frequento, lo sapete, un medico, la dottoressa Cinzia Di Meglio, un medico antroposofo, quindi della filosofia steineriana, disse una frase sulle domande che mi è rimasta impressa e credo che me la ricorderò per sempre. La crisi è una domanda che tormenta le persone. Può creare paura e confusione a volte, questa domanda o queste domande. E finché non si trova una risposta che riteniamo che sia giusta o possa essere giusta, questa domanda continua ad essere ricorrente. La bella notizia è che possiamo cambiare le domande e porcele con gentilezza, senza mettersi sotto esame, quindi evitando di metterci sotto esame. La vita è scoprire anche delle parti di te stesso che non conosci e interrogarle con dolcezza e scoprire cosa viene fuori, per poi condurre e andare dove si vuole. Ponete attenzione, quindi poni sempre attenzione alle domande che ti fai, perché ti aiutano nella vita se sono utili a te. E valuta, ti metti sotto esame con quel tono di voce? A volte capita. Capita spesso. Sì. E possiamo cambiarlo. E questa è una bellissima notizia, sì. È una super good news, sì, questa sì, che sì. Magari ci fa uscire possiamo dalla cambiare le domande, il dalla tono, crisi. Il modo in cui ci rivolgiamo a noi stessi. Che sì. Meraviglia, e quindi dopo darci le risposte giuste. Allora, c'è una seconda clip, questo film proprio ti piace molto, Lisa, perché questo ogni piace, tanto ritorna. Mi piace moltissimo. Ed è estrapolata da Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ci vediamo la clip. Ho una cosa da mostrarti, vieni. Fantastica! Mi hai riconosciuta? Certo che ti ho riconosciuta, mai vista una foto così allegra. Allora danzavo con Martha Graham. Avevi i capelli neri? Sì. Io penso che quando uno si avvicina alla fine della sua vita, deve farsi due sole domande. Ho vissuto pienamente, ho saputo amare. E se a queste due domande finali puoi rispondere con un sì, puoi dire che ce l'hai fatta. Un bel brindisi alla vita. Un bel brindisi alla vita, ci sto. Alla fine della vita per me contano due domande. Ho vissuto pienamente? Ho saputo amare? Queste sono domande che ci danno una meravigliosa rotta. Vivere pienamente e amare. E possiamo porcele ora, adesso. Sto vivendo pienamente? Sto amando? Anziché aspettare la fine della vita è meglio andare in corsa e porcele ora. Chiederselo durante. Durante, esatto. Ci ha dato un ottimo spunto questo film. Quali sono le domande che danno rotta a te? Che ti piace porti per sapere che stai vivendo la vita che vuoi? Chieditelo ogni tanto e poniale a te stessa. Oltre a queste domande, io ne ho alcune. Per esempio, io me ne faccio una ricorrente e mi sto divertendo? Me lo faccio spesso durante la giornata o anche alla sera. Mi chiedo... Mi sono divertita oggi? Anche io. Per me il divertimento è importante, mi diverto moltissimo anche nel lavoro, moltissimo. E un'altra domanda che mi faccio è: sto facendo tutto il possibile? Sto dando del mio meglio? E anche questa mi aiuta moltissimo. Voi avete altre domande che vi danno rotta nella vita, che vogliamo dare come riflessione? Vabbè, io mi chiedo sempre se ogni cosa è retorica, vedi, anche questa, però mi aiuta. Ogni volta durante il giorno mi chiedo se ogni giorno, almeno una volta, se in quel momento sono felice. E quando vado a letto la sera mi chiedo: ma io sono soddisfatta di quello che ho fatto oggi? Meraviglioso. E poi da lì dopo e la risposta qual è spesso? Guarda, è quasi sempre sì. Ah sì? Fantastico. Io vado a letto, c'è gente che si permette di dissentire con il sorriso. Bene, ma bene. C'è gente ma che vero, dice però che non è nella sua testa, quindi non lo può sapere. Sono d'accordo, sono d'accordo. La mia mappa del mondo ha sempre non è nella sua testa. Per l'amor di Dio. No, una domanda sì. Che mi faccio sempre però è: come posso fare per risolvere questa cosa? Ho gli strumenti per, come li uso? Quindi sono domande che mi faccio durante la giornata spesso. Lo sappiamo.
Che meraviglia, e infatti si vede l'efficienza. Insomma, speriamo. Eh sì. Però tu sei andata a scovare un'altra cosina. Ma carina. Pensando a Gianluca, ecco, ho trovato una domanda infinita che porta divertimento, intrattenimento, attraverso un programma che adesso vediamo, ed è una domanda che dovrebbe porre Biscardi a Baggio. Dovrebbe, vediamo perché dovrebbe. Scusa, ti volevo chiedere questo. Senza voler tornare a una polemica, che appunto, tu sei stato molto corretto. Tu hai cercato sempre di dribblare, tu sai benissimo che l'opinione pubblica con te. Sai benissimo perché hai giocato. Basta! L'abbiamo posto a noi. Dopodiché salta il collegamento, Baggio non sente più nulla. Non sento più. Quanto siamo diretti nelle nostre domande e quando andiamo al punto. Soprattutto le facciamo le domande. Perché... Però vedi, guarda, il caso ha voluto che tu hai scelto una clip del genere e questa sera abbiamo un referente calcio non indifferente. E c'è Gabri, Sì. Bene, allora adesso però è il momento che tu ci fai allenare e quindi noi adesso ci prepariamo. Sì, sì. Com'è il riscaldamento? Cosa dobbiamo fare? Beh, Gabri lo sa fare bene il riscaldamento. Sì. No, ma è stanco. Stasera abbastanza. Questa sera è stanco. Sì. Dici Lisa, cosa dobbiamo fare? Per l'esercizio di questa sera ci lasciamo ispirare da Tony Robbins, che in quanto a domande è un grande maestro. Direi e ho preso proprio l'esercizio da uno dei suoi libri. E ci suggerisce delle domande per la mattina e per la sera. E sono domande profonde che ci fanno porre attenzione su cose importanti per la nostra vita. Ne ho scelte 3 o 4, sarebbero un po' di più, ma potete andare a prendere gli esercizi sui libri, ne facciamo 3 o 4. Per la mattina ci possiamo chiedere in cosa decidi di impegnarti oggi, facendo cosa puoi goderti questa giornata, che cosa ti rende felice e fiero di te stesso, di cosa sei grato. E poi iniziamo la giornata. Ed è un ottimo metodo veramente per iniziare al meglio la propria giornata. Per la sera i suggerimenti sono questi. Che cosa hai donato oggi? In che modo hai contribuito alla tua vita e alla vita degli altri e al pianeta? Che cosa hai imparato oggi? E in che modo questa giornata ha aggiunto valore alla tua vita? Ringraziamo Tony Robbins e andiamo a letto ponendoci queste bellissime domande, soprattutto l'ultima. In che modo questa giornata ha aggiunto valore alla tua vita? Sì, Gabri, hai capito? Io ho capito, sì. Ecco, io a parte quella del pianeta, le altre... Beh, anche il pianeta. Posso saltarne una? Sì. Ma perché ti addormenti prima, dai? Porti contributo al pianeta costantemente. Attraverso questo a imparare la storia della raccolta differenziata, ma mi riesce ancora un po' difficile. Beh, anche portare happiness è... Anche portare happiness e contribuire al pianeta. Dici? Caspita, quanta gente ti ascolta, lo sappiamo. Sì, è contribuire alla gioia delle persone. Ci spero, spero che sia così e spero che sia quello che arrivi a casa, anche se Carlo sicuramente è lì che sta per sbadigliare. E Carlo, che gli piace o meno, anche lui contribuisce in condominio Piedi, tutti gli N programmi che fa a portare gioia al pianeta. Esatto. Allora Lisa, grazie, grazie ovviamente per il tuo contributo nella rubrica Passo dopo Passo. Grazie per essere una colonna portante di Happiness on Air. Ricordiamo che ti possono trovare gli amici a casa come Lisa Gozzico, ovviamente personal coach, sul sito www.oltreorigine-coaching.it.com oppure su Facebook con il nome e cognome o sul sito di Happiness on Air. Adesso ci vediamo.